Benvenuti a questo terzo appuntamento, a questo spazio che abbiamo denominato Arena Biblio Pop. Visto il problema del Covid, lo spazio interno al momento non è agibile, ci siamo inventati questo spazio fuori. L'altra volta ha riscosso un buon successo di persone. Tutto sommato il tempo speriamo che ci assiste, e è uno spazio che possiamo e puntiamo a utilizzarlo per tutta l'estate con iniziative. Questa sera parleremo del libro che ha scritto Alberto Fazzuolo sul Donbass, sulle questo momento in cui le destre stanno rialzando la testa. Per me è un po' tutto collegato. Da quando si è iniziato a parlare dell'equiparazione tra nazismo e comunismo, è stato come un dare un là a queste forze che si sono sentite come legalizzate a ritornare in auge. Sono ritornati vecchi personaggi in giro, sono ritornati scritte svastiche, questo attacco a tutte le persone democratiche. Non ci si rende conto di quanto sia pericoloso il nazismo o il fascismo fin quando non ci si confronta con lui nel pieno del potere, perché noi purtroppo abbiamo seri problemi di recrudescenza del fascismo qui nel nostro paese, ma questo fascismo, se non in alcune forme un po' sibilline, non è al potere. Questo fascismo è comunque un qualcosa di marginale. Invece in Ucraina il fascismo è riuscito a prendere il potere del paese e a fare quello che solitamente fa il fascismo, cioè stragi di civili, in particolar modo di oppositori. Questo ha determinato una guerra che che ha tutti i connotati di una resistenza antifascista, un qualcosa che in Italia e in tutta Europa si è voluto non vedere per sostanzialmente motivi geopolitici. In sostanza l'Ucraina si trova a metà strada tra quella che è gli attuali confini dell'Unione Europea e i confini della Russia, e quindi, come tutte le terre di confine, si trova a giocare un ruolo abbastanza delicato, anche di fulcro della bilancia dei rapporti commerciali internazionali. E in una fase in cui l'Ucraina, governata come dall'inizio della propria storia indipendente, si è trovata a spostarsi più dal lato russo, le forze più filo-europeiste si sono ribellate e, con l'appoggio di tutti i paesi occidentali, hanno fatto un colpo di Stato. Io non voglio difendere un qualsiasi dei governi ucraini, di quelli che ci sono stati dalla caduta dell'Unione Sovietica ad oggi. Non mi interessa, non mi appassiona, però per quanto fosse orribile quel governo composto da corrotti, incapaci, ladroni e ogni altra nefandezza simile, era pur sempre un governo democraticamente eletto, e quindi noi siamo chiamati a interrogarci su qual è il nostro concetto di democrazia qui in Europa. Cioè, tutti i gruppi neonazisti o neofascisti che erano stati assoldati per fare il colpo di Stato, poi quando il colpo di Stato è riuscito hanno presentato il conto, non è che si sono lasciati mettere da parte tanto facilmente. E questo conto è stato sostanzialmente la richiesta di spazi di potere. Spazi di potere che potevano essere caratterizzati o da vantaggi di tipo commerciale o da opportunità di tipo politico. Tra queste ricadono anche l'acquisizione di governatorati locali e, cosa peggiore di tutti, anche di un ministro, e cosa peggiore di tutti, la possibilità di organizzare dei battaglioni speciali che, sebbene ricadevano sotto il Ministero dell'Interno, che i neonazisti controllavano, di fatto erano dei battaglioni militari a tutti gli effetti, perché disponevano di artiglieria, qualcosa di aviazione, carri armati e quant'altro. Questi battaglioni, che ovviamente non erano soltanto per puro spirito militarista o per vanità, ma perché i nazisti li volevano usare. E come li volevano usare? Per reprimere il dissenso interno. E questo si è visto immediatamente dopo la presa del potere in Ucraina, quando il 2 maggio
Nel 2014 questi nazisti, non con i battaglioni punitivi ma con la componente ancora da gruppuscoli di piazza, assaltarono un presidio antifascista presso la casa dei sindacati di Odessa, compiendo un terribile massacro. Un massacro che verosimilmente non è di meno di 48 persone, però le stime parlano di numeri molto molto più grandi, tra i 100 e le 200 persone antifascisti uccisi, e in un momento in cui non c'era la guerra in Ucraina. Operazione militare che per noi però è importantissima da un punto di vista politico, non tanto per l'operazione in sé per sé, ma quello che ci aiuta a dimostrare, cioè l'operazione russa contro la Crimea è durata 2 giorni e ci sono stati 2 morti. Questo per un semplicissimo motivo, che l'esercito russo è probabilmente il più potente del mondo, o al massimo il secondo dopo quello statunitense, anche se in realtà è tutta da vedere la cosa. Comunque un esercito potentissimo, una superpotenza contro l'Ucraina che ha un esercito discreto ma nulla di che. Quindi quando l'esercito ucraino si trova di fronte all'esercito russo, l'esercito ucraino non può far altro che arrendersi, e per questo non ci sono state vittime, non ci sono stati scontri. E questo però ci aiuta a dimostrare che in Donbass non c'è nessuna presenza russa, perché la guerra va avanti da 6 anni e ci sono stati 13.000 morti. Chiaro segno che sul campo ci sono delle forze sostanzialmente equivalenti. Oltre a questo, ovviamente ci sono tante persone che non si accontentano di un ragionamento logico, vogliono i fatti, e i fatti allora si possono andare a vedere nei documenti dell'OSCE, un organismo internazionale con 1000 limiti e anche tante ombre alle spalle, ma che comunque in 6 anni di missione sul territorio non è mai riuscito a testimoniare il passaggio di un singolo soldato russo, di una singola arma russa lungo il confine. Quindi tutto ciò sta a smantellare quella montagna di bugie che ci vengono raccontate in Italia e che ci raccontano questa guerra come un conflitto geopolitico, puramente geopolitico, e quindi un'ingerenza da parte russa nei confronti dell'Ucraina. Nulla di più falso. Perché fanno questo? Per un motivo molto semplice, un motivo di carattere anche qui ideologico, e riguarda la coscienza sporca dei paesi occidentali che nati dalla lotta contro il fascismo e che sull'antifascismo dovrebbero basare i propri valori, che però per motivi loro sì geopolitici non si sono fatti scrupolo di far ritornare al potere il fascismo per poter fare un'operazione di penetrazione politica. E quindi Mosca si sente minacciata. Non è che si sente minacciata, è oggettivamente minacciata, è accerchiata. Negli anni 60, esatto. Però questo riguarda più che altro le precedenti amministrazioni statunitensi, tanto democratiche quanto repubblicane, quindi parliamo dei Bush e degli Obama, e con il fardello della Clinton e company, che vedevano nella Russia il nemico principale da attaccare. Ora la situazione è leggermente diversa, perché Trump ha un orientamento diverso e vede come prioritario lo scontro con la Cina, scontro che al momento è solo commerciale, ma potrebbe anche quello diventare di tutt'altra natura. Quindi una situazione molto complessa in cui la schematizzazione che ci viene rappresentata dai media occidentali è quantomeno falsata. Di un Trump assolutamente cattivo, sì, è una feccia, è qualcosa indifendibile, però dal punto di vista della destabilizzazione europea e del rischio di conflitto nucleare in Europa era sicuramente più pericolosa qualsiasi delle amministrazioni precedenti statunitensi di questa.